Bacche e germogli ormai non bastano più, perché col principiare dell'autunno è forte il richiamo a quel dolce dormire che per gli orsi è sinonimo di letargo. E così il piccolo Juan Carrito si prepara ad affrontare il lungo inverno facendo scorta di cibo, che in altre parole significa concretamente razziare pollai, alveari e frutteti. Le scorribande dell'orsetto abruzzese, divenuto ormai una celebrità sul web, si sono recentemente concentrate su Pizzo Ferrato, dove i cittadini sono stati protagonisti di incontri ravvicinati con l'orsetto per le vie del borgo montano nell'entroterra teatino, ma anche la vicina Gamberale è diventato uno dei luoghi prediletti del cucciolo di Plantigrado, dopo le gite a Roccaraso e dintorni che lo avevano fatto diventare la mascotte della nostra regione già nei mesi scorsi. Recentemente il piccolo cucciolo d'orso ha fatto nuovamente visita a Gamberale, come si vede dalle immagini della telecamera di videosorveglianza della proprietà di un residente. Carmine Sciulli, cittadino di Gamberale e appassionato di natura e fotografia, è riuscito a immortalare Juan Carrito nelle foto che vi mostriamo e che ha gentilmente messo a disposizione della nostra redazione. Da lui ci facciamo raccontare questo incontro ravvicinato avvenuto qualche tempo fa a Pizzo Ferrato. Sì, l'ho fotografato qualche mese fa qui a Pizzo, mentre andava verso un pollaio, e sono riuscito a fotografarlo a meno di 10 metri e poi mi ha arrugliato e tremano pure le gambe quando lo vedi. È eccezionale. Ha avuto paura? No, io non ho paura in genere, però quando mi ha arrugliato sì. Quando mi ha arrugliato mi ha fatto venire un po' di paura. E se per gli allevatori la presenza di Juan Carrito può essere un problema, a Pizzo Ferrato c'è chi si dice preoccupato di possibili incontri ravvicinati notturni, chi ironizza e chi invece pensa che il celebre orsetto possa essere un vanto per il paese. L'ha visto l'orso a Pizzo Ferrato? No, ma un caro amico mi ha girato subito il video. Beh, io non l'ho visto, però ho sentito che nei dintorni ha fatto razzia nei pollai. Però la mia paura è quando esco alle 4 di mattina per aspettare l'autobus per andare a lavorare di trovarmelo di fronte, come è successo ad altre persone giù, che se lo sono ritrovati alla porta di casa. È meglio lontano che vicino, però diciamo che è un caro amico del paese, dai. Forse meno degli allevatori, ma per i cittadini è un'ottima pubblicità. Ho sentito che c'è passato qua là, ma non l'ho visto mai. Paura? Assolutamente no, perché dovrei? Potrei, non ci sto molto qui, quindi diciamo che un po' la scongiuro, però tutto può succedere. Paura no, assolutamente no. Anzi, è un valore aggiunto per il nostro bellissimo territorio. Paura, io non ho paura perché ho visto la televisione e se ti ferma lui non ti attacca. Francesco Di Pasquale, sindaco di Pizzo Ferrato, c'è più apprensione, preoccupazione o più contentezza per la presenza dell'orso qui a Pizzo Ferrato? Curiosità, perché comunque è uno di quegli eventi che, pur essendo in un paese di montagna, desta ancora il suo stupore. Paura devo dire no, assolutamente no, certo un po' di apprensione per chi magari ha avuto la disavventura di trovarsi nelle condizioni di avere un pollaio, una stalla e aver ricevuto questa visita un po' disastrosa sotto questo punto di vista, però assolutamente paura no, molta curiosità. C'è stata un'ovvia risonanza, un'ovvia rilevanza della cosa anche al di là dei confini regionali, ecco, però no, non c'è stata questa corsa all'avvistamento. Gli darete la cittadinanza onoraria a Juan Carrito? Al terzo giro.